Per il latte l'abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto per il morbido, per il morbido ovino, che è un formaggio, e poi c'è quello anche che è da tagliare e da usare per i sandwich. Lo stiamo facendo per il pomodorino, per il quale faremo la borsa, l'asta, saltando una serie di intermediari che fanno crescere enormemente il prezzo, tutto a scapito dei produttori. Lo facciamo per il vino, come dire, sfuso. Lo faremo per il pane surgelato, anche qua. Certo, a 13 centesimi il grano, quando, tra parentesi, con un chilo di grano si fa un chilo di pane, la crusca viene rimpiazzata dall'acqua nel fare il pane, si passa a 2,5-3 euro. C'è qualcosa che non funziona. Produciamolo noi il pane. Fino ad oggi gli errori quali sono stati? Non ci sono i contributi. Gli errori micidiali sono stati nel finanziare quei fondi strutturali che sarebbero stati di pertinenza degli agricoltori siciliani, mega mulini, peraltro realizzati da non siciliani, e che si trovano dalle parti di Pozzallo altrove, dove si importano mega quantità di grano con mega navi, grano trattato con mega veleni, più o meno compatibili, che poi hanno portato il prezzo del grano a 13 centesimi. Dobbiamo smantellare questo sistema e cambiarlo, e senza contributi, soltanto amando e valorizzando i nostri prodotti, aiuteremo l'agricoltura a tornare a crescere.